Buonasera amici, è tempo di premiazioni anche per quest'autunno che inizia, per la scuola questa volta, quindi per una cosa molto più seria di quella cultura estiva fatta di pantaloncini e di medagliette. Questi ragazzi hanno commosso i genitori e anche noi, e noi siamo stati veramente contenti di essere stati presenti a una manifestazione così importante che sta vivificando la cultura scolastica della nostra città. È da tanto tempo che lo diciamo, finalmente, per mano dell'intelligentissimo avvocato Pietro Flaiani, questa cosa si è concretizzata. Avete visto i componenti, alcuni, anche il sindaco, in cravatta, i componenti della consulta della cultura, quasi come una buona vetrina, sempre demagogica, naturalmente non ce ne vogliano i nostri amici, per questa passerella festaiola di questa scuola che è in evoluzione. Giustamente, dice il sindaco, sono i dirigenti del futuro. Perché non entrare in scuola anche noi con la TV? Bene, vedetevi anche questa seconda parte, se così la possiamo chiamare, di questa nostra registrazione. Per questi ragazzi e per questi amici genitori, che vogliono rivedere appunto i virgulti della società futura. Io vi parlerò prima di questo programma della scuola, comunque della rubrica che abbiamo attivato, che è quella appunto della posta che deve arrivare qui in TV, segnalazioni varie. Manco a farla apposta, nemmeno a farla apposta, ci è giunta proprio una lettera del segretario della sezione del Partito Comunista Italiano di Mociano, Alessandro Beltamba, che tutti conoscono, una lettera indirizzata appunto al direttore di Teleradici, che è chi vi parla, a proposito di quello strano messaggio televisivo fatto in occasione dell'ultimo consiglio comunale. C'è un rammarico, ci dice appunto Beltamba, a proposito del come è stato trasmesso il consiglio comunale in maniera settaria e strumentale, dice lui, con la quale è stata stravolta la ripresa televisiva dell'ultimo Consiglio Comunale. Beltramba non ci dà dei consigli e io rispondo direttamente a lui, anche se per posta ho inviato comunque questa risposta che sintetizzo questa sera con poche parole. È vero, Sandro, tu hai ragione, in effetti è difficile controllare chi ti collabora per una obiettività, diciamo, al massimo, come si deve definire, tra virgolette. Spesso in questa nostra Mociano gli uomini non possono facilmente superare quelle che sono le baruffe anche di carattere personale. Lo riconosco e quindi, più che chiedere scusa a te come partito, lo chiedo a chi ci ha visti e forse ha visto una registrazione certamente non fedele alla realtà. Però ecco, Sandro, io ti ricordo che esiste anche un antico detto che ricorda appunto di quel tizio che diceva l'uvov che dece curnuta all'asene. Ed è appunto di questo io che voglio parlare, ma non tanto con te, quanto con la nostra società mosenese, la società politica. Perché vedi, Sandro, anche il tuo partito, che si vanta di essere un partito democratico, certamente non lo è. E tu come segretario politico certamente non puoi essere imputato di non poter controllare le derive di alcuni uomini del tuo partito che, facendo parte di una struttura presuntivamente democratica, certamente democraticamente non si presentano. I partiti sono tutti gli stessi, si sa, anche Occhetto ormai lo dice, in una situazione quasi paradossale, invitando il popolo italiano a trasformare i partiti. Non è che i partiti devono trasformare il popolo, devono indirizzarlo. Ormai si arriva in una situazione appunto di paradosso, che è la società abituata male dai partiti, che come un cane che gira attorno a un tavolo per mordersi la coda, sono costretti, il popolo è costretto, a modificare gli indirizzi dei partiti. Ecco, lo diciamo per il Partito Comunista, come lo diciamo anche per il Partito Socialista, quando Nardino Poltrone, per esempio, in piazza parla del mio partito, tra virgolette. Si sa come gestisce Nardino Poltrone il Partito Socialista, certamente non in maniera democratica, non in maniera parziale o imparziale, forse, come dici tu appunto della TV. Sarà una televisione parziale, pur vantandosi di essere imparziale. Ma questi vostri partiti come sono?
è la stessa struttura comunale, il comune, il consiglio comunale, l'amministrazione comunale, che si vanta di essere democratica. Per te, caro Sandro, rispondici in maniera veramente così, in camera caritati, sono veramente amministrati in maniera democratica? Siete veramente obiettivi quando voi agite per amministrare la popolazione di Mociano? Siete stati obiettivi quando avete creato la consulta per la cultura, creando un rapporto di clientele all'interno del valore politico, nominando cioè degli uomini che rappresentavano più che la cultura, i gruppi politici? Siete stati forse parziali quando avete amministrato in genere, quando accogliete che in Consiglio Comunale il nuovo solone dell'amministrazione comunale di Mociano dice di me stesso che io do fastidio, che non darò mai niente a Mociano? È forse un modo imparziale di giudicare gli uomini? Quindi, come vedi Sandro, io ti rispondo, accetto naturalmente la tua protesta, perché in parte essa è giustificata ed è vera, ma nello stesso tempo invito anche a te, anche gli altri segretari politici degli altri partiti, e perché no, anche gli stessi amministratori comunali, di non vedere spesso la trave, la pagliuzza negli occhi di un altro e non vedono la trave nel proprio occhio. Invito te a ricordarti, tanto per fare un esempio, sarà una scempiaggine, che promettesti qui una sera che avresti tolto i paletti dalla piazza, non ne hai fatto niente. Non voglio dire che tu sei impotente di fronte a certe realtà, e anche questa è una sciocchezza, ma fai un esame di coscienza, parla con i tuoi compari, con questi giovani bravi ragazzi del Partito Comunista, dell'amministrazione comunale, anche i collaboratori del Partito Socialista, e voi pubblicamente diciate a noi della TV se siete o no imparziali e se veramente siete persone che riescono ad avere obiettività nelle cose. Ti saluto Sandro e aspetto naturalmente, per un invito diverso, che anche tu come gli altri veniate a parlare qua per manifestare le vostre intenzioni, perché nessuno ha mai negato, la TV non ha mai negato a nessuno di parlare. Forse ci sono stati degli atti inconsulti che hanno portato come reazioni particolari a trasmettere certi servizi anziché altri, o pilotati in un determinato modo, nessuno lo disconosce questo, però nessuno può dire mai che se viene qua non può parlare. Quindi Sandro, vieni qua, vieni anche con altri rappresentanti del partito per parlare di questa Mociano che non è marcia certamente, per parlare della politica, di come si fa a Mociano oltre ai manifesti, di come si gestisce l'amministrazione comunale, e noi saremo pronti a dire anche a voi stessi, cari amici, pure voi siete imparziali. Buonasera. Signori, buonasera.